Una nave che parte, una madre che piange, file interminabili negli uffici di collocamento. Immagini rubate da un vecchio film in bianco e nero rispecchiano una realtà non troppo lontana e molto drammatica. Conosciamo bene lo scenario nel quale sono state girate. La Sardegna, che per millenni aveva cercato di respingere eserciti di invasori, nei primi anni del Novecento assiste impotente alla comparsa di un nuovo fenomeno, quello dell'emigrazione. Tantissimi sardi furono costretti ad abbandonare l'isola, vessati dal fiscalismo statale, da annate agrarie compromesse a causa della siccità e dalla mancanza di lavoro. Sognando un futuro migliore, partirono in massa, solcando i mari, oltrepassando i confini, per approdare in paesi a volte ostili, che malvolentieri li accoglievano, rendendo le loro condizioni di vita durissime. L'Europa non era pronta per l'esodo sardo. Tristemente noti i cartelli con su scritto «Non si affittano camere ai sardi». I sardi, però, hanno dimostrato tenacia, abnegazione e molti ce l'hanno fatta. Hanno trovato un lavoro, costruito una casa e formato una famiglia. Alcuni sono tornati, una volta raggiunta la tanto agognata stabilità economica. Altri ritornano soltanto per riassaporare il gusto del mare e riabbracciare i parenti. Storie bellissime e struggenti. Storie di sardi, nell'Europa dei sardi. E noi queste storie ve le vogliamo raccontare. Benvenuti ancora una volta negli studi di Super TV. Siamo qui per una nuova puntata dell'Europa dei Sardi. La trasmissione è stata realizzata grazie al contributo della Regia regionale del 3 luglio 1998, che incoraggia le piccole emittenti locali. Oggi siamo qui per un altro viaggio e a condurci in questo bel e lungo viaggio è la nostra bellissima e graditissima ospite Francesca. Grazie. Ciao Francesca. Bellissima e graditissima. Tra coetanee ci si deve aiutare un po'. Questo viaggio parte ovviamente, il nostro format si intitola L'Europa dei Sardi, partiamo dalla Sardegna, esattamente da Oristano. Da Oristano, sì. E facciamo una prima tappa. Francesca all'età di 18 anni. Di 18 anni lascia... La prima volta sì, la prima volta che lascio Oristano è all'età di 18 anni. A 18 anni, qual era la tua meta? Zaino in spalla, sacco a pelo, l'Italia. È stato il primo viaggio, quindi tu giovanissima hai lasciato il tuo nido sicuro. Avevi un obiettivo, avevi un progetto oppure avevi voglia di avventura? No, avevo voglia di andare via da qui. Avevi voglia di andare via da qui? Cose nuove, insomma, Oristano erano gli anni, fine anni 70, primi anni 80, io avevo 18 anni nell'80 esattamente, quindi un po' limitato, un po' chiuso, non c'erano gli aerei low cost come adesso, non c'era internet, non c'erano i cellulari, quindi eravamo molto, non molto, però abbastanza... isolati. Eravamo isolati rispetto a quello. Si scrivevano le lettere all'epoca. Si scrivevano le lettere, ne scrivevi le di io scrivevo poi alla lettere, fine. Sì, io non scrivevo. Avevo più voglia perché sono una pigra. Comunque, tu da Oristano, giovanissima, immagino la gioia di tua mamma e tuo papà che ti avranno accompagnato
Hai preso un treno e sei partita? Mia mamma non mi ha accompagnato, non ce l'ha fatta. Non mi ce l'ha fatta. Io chiedo sempre delle mamme perché da mamma mi immedesimo e non lo so. Sì, e quindi da Oristano tu ti sei spostata verso quello che noi chiamiamo il continente? Il continente, sì. Roma in nave e poi da Roma un treno, sono passata per delle città, mi sono fermata a Bologna per parecchi mesi e poi ho girovagato un po' per l'Italia e poi sono tornata in Sardegna per fare la stagione estiva, facevo sempre le stagioni estive, è così che io mi sono permessa di viaggiare anche facendo la stagione estiva e poi partire, quindi ho rifatto un'altra stagione estiva. Quindi non erano viaggi da turista sponsorizzati no. da papà e mamma, no, tu assolutamente. Sostenevi tutte le spese, con sì, il tuo lavoro trovavi quello insomma che a 18 anni puoi sì. trovare. E poi, sì, le vendemmie. Le vendemmie belle pesanti. Chiaramente. Chiaramente, poi sei tornata in Sardegna e che cosa è successo? Sei ripartita, perché io ti ritrovo a Oristano dopo tanti anni. Sì. Quindi... Ho rifatto appunto una stagione, avevo fatto la stagione estiva l'anno prima, l'anno dopo sono tornata nello stesso posto che nel frattempo era diventato Club Mediterranee e quindi ho fatto la stagione estiva in mezzo ai francesi. A settembre con qualche collega di lavoro abbiamo deciso di farci una settimana a Parigi per andare a vedere un po' anche, incontrare un po' le persone che abbiamo conosciuto. E siamo partite, non mi ricordo quanto eravamo, un gruppettino un di gruppo ragazze. Di amiche. Dopo una settimana loro sono tornate io e no. E tu sei rimasta a Parigi? Sì, ho deciso, gli ho detto ragazze io rimango qua. E quindi sei rimasta a Parigi, come hai vissuto? Nel senso che ti sei trovata un altro impiego, volevi vivere certo. d'arte, perché ti so un po' artista. Amante del disegno, del canto, hai avuto sì. qualche esperienza in questo senso? Hai potuto cantare? No, cantare no, cantare sì, no, cantare però sì. Però io no, faccio queste domande perché io mi ricordo qualcosa e mi ricordo di una clip infatti. Di te dove canti. Infatti. Con la NRS Vert, che è uno dei miei gruppi preferiti e sono molto molto invidiosa. E quindi vorrei che mi raccontassi anche un pochino sì. qualcosa di questa esperienza. Sì, quello è successo alla fine, dopo essere stata quasi 8 anni a Parigi. Quello è l'epilogo? L'epilogo, diciamo che è stata l'ultima bella esperienza che ho avuto a Parigi in quasi 8 anni, che sono stata lì dove ho conosciuto veramente tanta gente, avevo i miei amici, ero totalmente integrata, ero una parigina anch'io, non frequentavo italiani, non frequentavo gli ambienti italiani, non mi è mai importato, mi piaceva frequentare la gente del posto, quindi comunque ero totalmente integrata, pensavo che sarei rimasta per sempre a Parigi, perché comunque ci stavo tanto bene, mi piaceva, ho fatto sempre lavoretti, un po' ristorazione, babysitter, insomma quello che trovavo. E questa esperienza qui del canto è stata appunto, era il bicentenario del festeggiamento della Rivoluzione Francese e... qualcuno ha deciso di organizzare un LP con vari gruppi. Tutti questi gruppi si sono riuniti in Fammi un solo sognare, coro. Chi c'era? Chi, in un solo chi? Coro, ah. tanti personaggi di gruppi, tra cui anche gli amici. E gli amici, io, ho avuto l'onore di fare parte di un coro che ha registrato un video, ha fatto un concerto all'Élysée Montmartre. E niente, questa è stata la mia esperienza canterina. Bellissima, è di assoluto rilievo perché ripeto c'erano le Negres Vert, poi chi c'era? Manu Chao, insomma. Di quelli famosi loro, poi tanti quindi. Altri gruppi, ma i veramente famosi, che sono ancora famosi in Italia adesso, sono questi due gruppi qua. Dopo Parigi ti è venuta voglia di tornare Parigi. Nella casetta bianca che mai più troverò? No, oppure... io pensavo che sarei rimasta a Parigi, non pensavo che avrei cambiato, ormai mi piaceva lì, stavo bene, ero integrata e quindi andava bene e ho deciso di farmi un viaggio di qualche mese, ho messo da parte un po' di soldi e sono partita in Asia, Thailandia e poi doveva essere India. Invece in Thailandia ho perso un po' la strada, sono hai inciampato sì, e ti sei stabilita in Thailandia. No, dalla no. Thailandia sono passata in Indonesia, invece di andare verso l'India sono andata verso l'Indonesia. In Indonesia una sera, dopo aver mangiato e bevuto soprattutto con un gruppo di amici conosciuti lì e fatto festa,
e abbiamo parlato dell'Australia e ho preso la decisione di partire in Australia, così. Quindi non solo abbiamo varcato i confini dell'Italia, quelli dell'Europa e siamo finiti dall'altra parte del mondo. Ma di questa Indonesia e Thailandia, che cosa? Sono viaggi non facili e non comodi per una signorina, però. Nel senso che ci sono anche dei pericoli, io credo, mi sono fatta questa idea, non ci sono mai stata. Perché stare in casa e uscire. Sì, vabbè, e l'incidente domestico è sempre in agguato, lo so, però. A Milano, chi vive a Milano lo sa benissimo, magari noi ad Oristano un po' meno, perché comunque è una città abbastanza tranquilla, ma anche chi vive a Cagliari sa bene che ci sono pericoli sempre. Sì, abbatti tutti i miei preconcetti, così andrò in Thailandia, perché ho un po' paura. No, allora, ci sono dei paesi che sono più pericolosi di altri, di sicuro la Thailandia non è uno di quelli. Di sicuro. Ma anche però io immagino che i mezzi che hai dovuto prendere per spostarti da un posto all'altro, certo che non sei andata in taxi o con il pulmino ho preso di tutto, no, viaggiavo con un budget molto basso, infatti io quando sono partita, il viaggio che ho fatto in Thailandia e poi Indonesia è durato 8, 9, 10 mesi, adesso non ricordo bene, però è durato tanto, 3 mesi in un posto, 3 mesi in un altro, 2 in un altro. Scusami. Prego. E quindi di mezzi ne ho presi tanti, il budget era basso, quindi sempre il più possibile i mezzi economici, posti dove dormire economici, bus locali. Io ti voglio fare una domanda, non sempre le domande sui tatuaggi sono gradite, però no, vai, tu sei un tripudio di colori. Puoi chiedermi quello che vuoi. E sicuramente questi tatuaggi hanno una storia e non li hai fatti sicuramente tutti nello stesso luogo. No, certo che no. Per esempio, in particolar modo questo che vedo sulla spalla non mi sembra un tatuaggio tradizionale fatto con gli aghi. No. Questo qui, infatti, hai detto bene. Questo per l'esattezza è un tatuaggio samoano, fatto proprio da un tatuatore samoano con i bastoncini, la loro tecnica. No, è stata una bellissima esperienza. Oh, Purtroppo non l'ho fatta a Samoa perché anche adesso se è una delle un po' mete sfidare, però non posso competere perché finisce qua. La mia carriera di donna pasticciata finisce con questa bambaccio. È un bel tatuaggione comunque. Vabbè, certo. Anche tu, insomma. E quindi questo è stato fatto con le bacchettine, con la bacchettina. Sì, E quanto è durata questa sofferenza? Sa che non mi ricordo, un'oretta. No, forse anche meno, non mi ricordo più tanto bene. Io stavo benissimo, guarda. Stavi avevo benissimo. Il tatuatore che mi tatuava. Un ragazzo, un bel ragazzo che mi tirava la pelle, perché comunque deve i bastoncini tengono i giovani, quindi me lo tirava. E un altro che mi faceva i massaggini nella testa. E come chi stava meglio di te? Sarei potuta durare 4 ore. Anzi! Continuiamo su per la schiena. Mi è piaciuto quando mi ha detto che era finito. Era finito? Sì. Ho capito. Purtroppo avrei preferito farlo a Samoa. Samoa è uno dei posti che mi piacerebbe visitare, che ancora, insomma. E tu ti sei mai dedicata in questi luoghi che hai visitato all'arte? Nel senso, perché io so che tu comunque hai frequentato un corso di studi che l'Istituto d'Arte. Ok, sì. Per cui sei un'appassionata d'arte, disegno. Sì. Hai mai cercato di procurarti da vivere con l'arte? Arte è un parolone grosso. Mi sono procurata da vivere facendo con le cose che faccio io e vendendole in strada, facendo una bancarella. E l'ho fatto sia viaggiando, sia durante i viaggi, sia in Italia, dove ho vissuto diversi anni facendo questa vita, facendo la bancarella e con le cose che facevo io. Poi sono passata alle cose comprate e adesso ho un negozio. Però sì, per esempio, un altro viaggio che mi sono pagata, un viaggio di 6 mesi, me lo sono pagato facendo i tatuaggi all'ennè per strada in America Latina. Sono arrivata in Costa Rica e ho viaggiato fino al Guatemala, fino al nord del Guatemala, è tutto sponsorizzato dai tatuaggi, quindi che vanno via. Se lavoro mi sposto, altrimenti dormo qui, perché non è possibile spostarsi, prendere i mezzi se non hai
Mi è andata sempre bene. Pensa che in Costa Rica, appena arrivata, dopo 3 giorni mi hanno derubato di tutto, a parte i soldi e il biglietto, di tutto quanto. Era un po'. Non ho capito molto bene quello che stava succedendo. Però ti sei ritrovata senza. Sì, mi sono ritrovata così. Senza niente. E quindi anche le nee e tutti i disegni che ho dovuto recuperare nuovamente. Insomma, non è stato facile, però sono tutte esperienze, perché fai tante amicizie, la gente è solidale, ti aiuta, e quindi anche le esperienze negative, diciamo, poi finiscono per essere positive, per tutto essere sommato. Per arricchire sempre il tuo, chiamiamolo, bagaglio culturale, perché tu hai tinto da mille fonti diverse. Sempre che non vada veramente male, certo, se è un'esperienza veramente negativa, brutta, che ti colpisce tutta la vita. Può succedere anche qua. Esattamente, perché noi abbiamo questa idea, almeno io che ho fatto una vita un po' più comoda, diciamo la verità, mi sembra di aver fatto una vita un po' più comoda, ho viaggiato tanto, però non mi sono mai trovata in determinate situazioni e condizioni, cercavo di viaggiare in ambienti un po' protetti, perché di certe cose ho paura e quindi... La famosa comfort zone. Poi vabbè, ti fai un figlio e dici, mamma mia, che coraggio, noi di questo abbiamo parlato a volte e tutti quanti ti definiscono coraggiosa, però tu mi hai detto, io non mi sento coraggiosa, assolutamente, ho fatto una scelta. No. Mi sento coraggiosa per altre cose. Il coraggio per me è il coraggio di ammettere i tuoi errori. Il coraggio di prendere uno zaino e a 18 anni lasciare la casa di mamma e papà. Nel mio caso non era coraggio, perché io non ho viaggiato per bisogno, come può essere magari la situazione di un immigrato che non riesce a mantenere la famiglia qui e allora va in un altro posto e deve prendersi bagagli e bagaglini, magari non ha nessuna voglia di farlo. Allora sì, io dico che coraggio. Ma che coraggio anche quello di stare 20-30 anni nello stesso posto di lavoro, tirar su una famiglia, dei figli, che è duro, sappiamo tutti quanto cosa comporta, quanta fatica si fa. Per me anche quello lì ci vuole coraggio. Io quello che rispondevo, no, il coraggio ce l'hai tu, che hai mantenuto una famiglia, la costanza, hai lavorato tutti i giorni, hai superato degli ostacoli diversi dai miei. Un messaggio molto bello. Ma continuiamo il nostro viaggio, perché non siamo ancora arrivate, dobbiamo arrivare in Australia, America Latina, poi. Abbiamo fatto uno zigzag, perché stiamo passando da anni diversi. Io ero in Francia e Australia, è stato gli anni 80. Okay. L'America Latina è stato negli anni 2000, il 2001, quindi ci sono anche gli anni 90, volendo, se vogliamo, che ho fatto un altro viaggio, meno, non in lunga distanza come l'Australia, l'America Latina, ma in Italia, ma io ho vissuto 8 anni dentro un camper, senza casa, senza affitto, senza niente, con il mio cane. Con il tuo cane, anche questo è un bel viaggio. 8 anni a Parigi, 8 anni in camper, sono cicli di 8 anni. 8 anni, sì. In Australia quanti anni? No, un anno, un non anno so, 13 soltanto. Mesi. È stato un viaggio di 2 anni circa, Thailandia, Indonesia, Australia, poi ritorno a Thailandia e poi ritorno in Italia. Per esempio l'Australia... noi diciamo due ogni razza e baballotti, adesso io traduco simultaneamente, ci sono ogni tipo di insetto e aggiungo velenoso e orribile e tu ogni cosa lì ci ogni sono, cosa cioè ci una, sono gli animali quantità... più velenosi della terra, sì, per cui la cosa incredibile è che hai vissuto in camper anche in Australia? No, non avevo ancora la patente quando sono andata. Meno male. Dove vivevi? Però lì è normale vedersi i serpenti, i baballotti strani, gli squali, i coccodrilli. E la cosa divertente è che l'Australia assomiglia molto a canguri. L'Australia non ci assomiglia sono, molto alla Sardegna. L'Australia ti ritrovi in certe situazioni in cui dici, cavoli, sembra la Sardegna, ma molto più grande. Molto più grande. Lo vedi che è più grande, che anche guardi l'orizzonte, l'oceano e dici, cavoli, non è come l'oceano, come il Mediterraneo, è più grande. Però poi gli eucaliptus assomiglia molto. Però in Sardegna non abbiamo animali velenosi, quei pochi velenosi che ci abbiamo siamo noi e basta. Ci danno al massimo un po' di febbre. In Australia invece in una quantità... In Australia devi stare attenti, però tu l'hai vissuta molto bene, serenamente, ma figurati, non portava niente. Ma figurati. E quindi dall'Australia giri...
Dall'Australia, dopo l'Australia ho fatto un ritorno in Italia. Hai fatto un ritorno in Italia? Ritorno... definitivo, diciamo che non ho più vissuto all'estero, ho fatto dei viaggi lunghi come appunto 6 mesi in America Latina, viaggi di 3-4 mesi, negli anni 2000 partivo tutti gli anni per la bancarella appunto. Ma tu, ti faccio una domanda, tu avevi voglia di tornare? Cos'è che ti ha fatto scattare il meccanismo? Perché sei tornata? Non ne avevo nessuna voglia. Perché sei tornata qui da noi? Me lo sto chiedendo ancora. No, davvero? Non avevi nostalgia? Qualcosa ti avrà spinta a tornare? No, ero in Australia, mi sono innamorata. Ah, però non potevo rimanere lì perché il mio visto era finito e dovevo andare via. In allora sono molto severi. Ho avuto un po' l'idea, ho detto cosa faccio, continuo a viaggiare oppure torno in Italia. Ho detto aspettiamo, facciamo una cosa, torniamo in Italia, facciamo una stagione e riprendiamo dei soldi e ritorno in Australia. E invece niente, sono stata assorbita, io dico, dall'Italia. E quindi non è l'età più adulta e matura che ti ha portato un po' a mettere, non dico radici, perché magari domani mattina mi dici ciao, io sto... No, è stato un po' un caso, guarda, questo caso qui che mi ha riportato in Italia, poi appunto ho incominciato a fare bancarella, mi sono comprata un camper e lì è cominciata la mia vita, un po' per caso, di camper, non è stato un progetto. Poi dopo, negli anni 2000, le cose andavano bene con la bancarella, ho mollato il camper, ho ricominciato a viaggiare per mesi in Indonesia, Thailandia, per andare a comprare la merce, riportare la merce e lavorare in estate a Natale. E nel 2004, un po' per caso così, ho aperto il negozio. E lì ovviamente mi sono... Il negozio, sei dovuta poi, fermare. Mi sono dovuta fermare perché è arrivata la crisi, se no se fosse stato per me. Il mio progetto era di aprire un negozio. Metterci qualcuno, io andare in giro per il mondo, comprare le cose nel mondo, metterle in negozio e avere una persona che me le vendeva. Questa era la mia idea. Invece okay, avevo fatto i conti senza la crisi. Senza l'oste, senza la crisi. E quindi il tuo viaggio per ora termina qui. Noi siamo... la mia missione è quella di convincere tutti a tornare in Italia. Perché in Sardegna in particolar modo, perché... Per ripopolarla. La voglio ripopolare, voglio che tutti i bei cervelli, le belle anime bello, tornino sì, qua. E quindi che tutto ciò che si è appreso durante i viaggi, nei viaggi, nei lunghi soggiorni, venga messo a disposizione della nostra terra. Poi io ho sempre sì, qualcosa da offrire in cambio, a parte il bel clima, il panorama. Sai, io ho sempre un'arma che funziona benissimo per farvi tornare. Il guefo. Io prendo, scelgo questo azzurro. Scegli l'azzurro. E certo, vai in... E quindi Francesca, io ti ringrazio tantissimo di aver condiviso con noi tutte le tue bellissime grazie esperienze. A te. Saluto tutti, vi do appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata dell'Europa dei Sardi. Ciao. Ciao.